Oggi faremo una comparativa fra due moto che rappresentano degnamente un segmento che definirei Max Enduro Adventure. Mamma come spinge! Ma quando apri, ragazzi! Ovvero la Ducati Multistrada V4 Rally e la GS 1250 appunto Adventure. Le abbiamo provate tra curve e tornanti delle Alpi francesi. Quale ci è piaciuto di più? Scopritelo dopo la sigla! Il motore V4 non Desmo della Multistrada è un 1158 cm3, 170 cavalli e 121 Nm di coppia. Boxerone di questa GX Adventure, 1254 cm3 di cilindrata, 136 cavalli e 143, attenzione, Nm di coppia. Le gomme di primo equipaggiamento sono le Pirelli Scorpion Trail, cerchio a raggi da 19 sul davanti e con una misura da 120, cerchio a raggi posteriore, gomma da 170, pinze Brembo ad attacco radiale. Anche qui cerchio a raggi da 19 sull'anteriore e da 17 sul posteriore, 120 la gomma anteriore, 170 quella posteriore. Le gomme che monta questa GS di primo equipaggiamento sono le Michelin Anarchy. Le sospensioni sono elettroniche, Ducati Skyhook, le forcelle da 50 mm Marzocchi a steli rovesciati, anche il mono anch'esso Marzocchi a gestione elettronica. Anche qui le sospensioni sono elettroniche Dynamic ESA, telelever sull'anteriore, paralever sul posteriore. Allora, come si sta in sella? Direi che l'impostazione è comoda, turistica, pedane allineate al busto, manubrio molto largo, il cupolino si aziona facilmente anche in movimento e devo dire che nonostante il serbatoio sia da 30 litri non è così gigante come sugli altri modelli. Dunque l'altezza da terra varia dagli 87 agli 89 cm, poi ci sono tutte le selle optional che si possono comprare per abbassarla, ma diciamo che in configurazione standard io che sono alto 1,80 m tocco con la punta dei piedi e quindi non proprio completamente. Il peso, abbiamo detto, il serbatoio da 30 litri, quindi con il pieno siamo a 260 kg. Saliti in sella la GS Adventure, ovviamente la sensazione di comodità aumenta, il manubrio anche qui bello largo, il cupolino si regola con un pomello non comodissimo, non immediato come ad esempio sulla Ducati, ma comunque pratico. Le pedane sono leggermente più avanzate rispetto al busto, questo a sottolineare l'impostazione più turistica di questa moto. L'altezza della sella, curiosità, varia dagli 89 ai 91 cm, quindi rispetto ad esempio alla Multistrada è più alta, ma come vedete io che sono alto un metro sempre, 1,80 m, non è che sono cambiato nel frattempo, tocco non completamente con la suola, ma comunque più agevolmente rispetto alla Multistrada. Serbatoio da 30 litri, questa moto con il pieno pesa 268 kg. Cominciamo subito a raccontarvi come si sta in sella. Direi posizioni di guida comoda, turistica, triangolazione braccia, busto, gambe confortevole, pedane all'altezza del busto, quindi non avanzatissime ma nemmeno arretrate, quindi ottima posizione anche per una guida più sportiva. Anche nella massima altezza un po' d'aria sul casco arriva, ma niente di che. La sensazione di salire su un divano, mamma mia quanto è comoda. Le pedane rispetto al busto sono un pochettino più avanzate, quindi anche la triangolazione braccia, busto, gambe ancora più turistica. Il cupolino dà una buona protezione. Parliamo di questo V4, siamo in modalità touring, precarico impostato singolo pilota con le borse. Motore molto generoso, spinge come se spinge. Se vogliamo, non so se questo possa essere legato alla deattivazione dei due cilindri quando si va piano, tende un po' a strappare leggermente, ve lo faccio vedere andando pianissimo. Io metto in quarta, vedete che strapacchia un po', niente di che, si riprende senza frizione, ma siccome ricordiamo che questo è un 4 cilindri, la cosa può anche sorprendere un po'. Il motore, il boxer, a me piace tantissimo, si sa, molto pastoso, pastoso ad ogni giro, ad ogni marcia, però questo boxerone quando apri diventa davvero cattivo anche lui. Le sospensioni, che ricordo sulla versione rally, hanno un'escursione maggiore rispetto alla V4S, permettono di macinare chilometri anche su asfalto non perfetto in totale comfort e senza ripercussioni per la nostra schiena. Sul paralever e il telelever abbiamo già detto quando abbiamo provato la 1250 normale, permette davvero di avere una guida rilassata perché non hai trasferimenti di carico in frenata.
la moto rimane davvero neutra, facile. Le sospensioni dinamiche ESA di questa BMW, una volta sistemato il precarico, sono completamente elettroniche, quindi si regolano automaticamente in base alla guida del pilota. Questo contribuisce ancora di più a dar maggior confidenza e affidabilità e sicurezza nella guida. Le pinze d'attacco radiale sono perfette, ma a proposito di perfezione, una nota di merito va sul quick shift, che ad ogni giro, ad ogni velocità, sia aumentando di marcia sia scalando, non sbaglia un colpo, molto preciso. Il pedale della frizione si aziona senza forzare troppo. La leva della frizione invece, quelle poche volte che l'azionerete, è comunque morbida e quindi non vi dà problemi. Quindi cambio e quick shift top. Quick shift che trovo meno preciso in determinati giri e in determinate velocità è perfetto sia nel salire di marcia che in scalata. Alcune volte si impunta, quindi bene ma non benissimo. Qualche vibrazione la si avverte, niente di così fastidioso, ma rispetto ad esempio al GS qualche cosa le pedane lo trasmettono. Zero vibrazioni. Nonostante il cerchio 19, questa Ducati è comunque molto reattiva e permette una guida sportiva senza dover pensare troppo alla rotondità delle traiettorie. Nonostante la stazza nei tornanti e nelle curve strette fa dimenticare il suo peso, la si guida in maniera molto agevole, ci va davvero poco a prendere confidenza con questa BMW. Adesso proviamo la modalità sport. Fatto. La moto è decisamente più reattiva, non soltanto al comando del gas, ma anche nei cambi di direzione, complice l'irrigidimento delle sospensioni, che la rendono più veloce nei cambi di direzione. 170 cavalli si sentono tutti, ma l'elettronica aiuta a tenerli a bada. Cambiamola nella modalità road alla modalità dynamic. Fatto. La risposta dell'acceleratore è più immediata. Nei cambi di direzione anche questa GS si difende benissimo, va guidata in maniera rotonda, ma comunque anche in una guida allegra non hai particolari problemi. Ma quando apri, ragazzi, una nota sul radar: mentre il cruise control adattivo francamente non è così indispensabile, quello posteriore che avverte dagli specchietti, ovviamente non su queste strade di montagne ma in autostrada nel traffico, avverte con una lucina negli specchietti l'arrivo di un altro mezzo, lo trovo molto comodo, molto sicuro e dirò di più, secondo me andrebbe messo insieme all'ABS come accessorio obbligatorio. Con andatura allegra non sembra davvero di avere sotto il sedere una maxi enduro stradale come questa. Quindi con questa GS Adventure si macinano tantissimi chilometri, lo si fa rispetto alle concorrenti in maniera oggettivamente più comoda e rilassata. Gran moto, davvero gran moto. Bella bella! Per maggiori dettagli relativi ai display di entrambe le moto potete andarvi a rivedere i test che abbiamo fatto della Multistrada V4S e della BMW 1250 standard. Prima di dirvi quale ci è piaciuta di più, ringraziamo Stefano, gli amici di Ducati Torino, e Paolo, gli amici di Autocrocetta, che ci hanno messo a disposizione questi due splendidi esemplari. E a proposito di Multistrada e GS, che dire, la Multi è più snella, un serbatoio che nonostante abbia gli stessi litri della GS appare davvero più longilineo, è più sportiva, più aggressiva. La GS invece è più pacciosa, più comoda e forse un filino più facile. E quindi quale scegliere? Innanzitutto il fattore prezzo, variabile non da poco, perché BMW parte da 22.500 euro mentre Ducati da 27.500. Questa è la conseguenza del fatto che molti optional vedi radar siano di serie sulla Multistrada. Il secondo aspetto è legato al vostro utilizzo, mi spiego meglio. È vero che le Maxi Enduro Adventure sono fatte per fare tanti chilometri, ma non tutti ne fanno 20-30.000 all'anno. Di conseguenza, se doveste essere tra quelli che ne fanno e ne macinano davvero tanti, meglio il GS, perché è più comoda. Se invece ne fate un uso intenso, ma non così intenso, la Multistrada è in grado di togliervi molte più soddisfazioni. E voi quale scegliereste? Fatecelo sapere nei vostri commenti e per il momento ci salutiamo, ci vediamo al prossimo test. Ciao! Thank you.